Lars dichiara che il suo business plan è pronto, è stato completato specificatamente per questa iniziativa, che era l'ultimo tassello di questo processo che abbia iniziato. Posso aggiungere anch'io qualcosa a nome della Confindustria canavese, che sta costruendo intorno all'iniziativa di Italvolt una filiera di aziende in grado di supportare Italvolt per quanto riguarda tecnologie, metodi, logistica, parti di prodotto. Ovviamente la nostra visione è una visione che travalica i confini del canavese, perché qui stiamo parlando dell'industria piemontese, oserei dire dell'industria nazionale. Stiamo parlando di una fabbricazione, di un prodotto di cui nel mondo attuale c'è estrema necessità e la dipendenza dei paesi asiatici o dei paesi europei è forte. Manca in Italia la componente di produzione delle batterie e quindi l'iniziativa di Italvolt si inserisce in un fabbisogno nazionale reale. E quindi è bello vedere nel canavese non un atteggiamento industriale chiuso, non ci siamo capiti Lars per averlo tutto per noi, ma ci proponiamo come driver di sviluppo industriale per il Piemonte e per tutta l'Italia. Questo è il segreto per creare occupazione. Qui non si crea solo l'occupazione del canavese, qui creiamo l'occupazione di un pezzo del nostro paese importante, significativo, e chiudo, mettiamo un'ulteriore zavorra al mondo auto, che non migri dal Piemonte per altri lidi, ma rimanga nella nostra